Ciao a tutti, oggi preparerò con voi un piatto molto molto leggero, un'insalatina di rucola molto sfiziosa, veloce e semplice da fare. Iniziamo subito. Ho già lavato la rucola e l'ho messa a sgocciolare in uno scolapasta. Adesso con le forbici la vado a sminuzzare un po'. Io preparo questa insalatina per due persone, però non la utilizzeremo come contorno ma come piatto unico, per cui questi sono 100 g di rucola, mettiamo da parte, taglio a pezzetti 10-12 olive nere, le olive di Gaeta sarebbero ancora meglio, tagliate le olive, le metto in un frullatore e vado ad aggiungere 120 grammi di mollica di pane. Chiaramente vicino a questa insalatina non mangeremo altro pane, per cui sono circa 60 grammi di pane a testa. Messa tutta la mollica di pane, mettiamo un filo d'olio extravergine di oliva, un pizzico di sale. Chiudiamo e frulliamo tutto. Perfetto. Frullato il tutto, ci spostiamo sui fornelli. Padella antiaderente, fiamma dolce. Facciamo tostare la mollica. Taglio adesso un pezzettino di parmigiano reggiano, più o meno 30 grammi, che vado a grattugiare a scaglie larghe. Grattugiato il parmigiano, aggiungiamo un filo d'olio extravergine d'oliva, un pizzico di sale e mescoliamo il tutto. Per far sì che la mollica venga brustolita per bene, dovete dedicargli un po' di attenzione. Innanzitutto dovete cuocere a fiamma lenta e mescolare spesso. Perfetto, ci siamo. Una volta brustolita la mollica, la lasciamo raffreddare per una decina di minuti. Volendo, possiamo tranquillamente toglierla, anche per farla raffreddare prima, dalla padella. Quando la mollica si sarà raffreddata, la andiamo ad aggiungere alla rucola e iniziamo a mescolare. Una volta mescolata per bene, assaggiamo per regolare di sale nel caso. È buonissima così. Vado ad impiattare. Impiattata la rucola, ci andiamo ad aggiungere un po' di glassa di aceto balsamico ed io assaggio con voi come al solito. Bella croccantezza. La rucola fatta così vi farà impazzire. Piatto molto molto leggero che, ripeto, potete usare come contorno o, come nel mio caso, come piatto unico per mantenervi leggeri. Provare per credere. Se fate questa ricetta, commentate e fatemi sapere come vi è venuta. Se il video vi è piaciuto, lasciate un bel like, condividetelo e soprattutto iscrivetevi al canale. Ciao a tutti e buon appetito!